Ma perché? Perché tanta gente, anche insospettabile, odia Greta Thunberg? Mi direte, però tantissime persone la sostengono, la amano, addirittura la adorano. Diciamo subito che siamo in democrazia, le critiche sono anche benvenute, ognuno può dire quello che pensa, ma quello che mi insospettisce, che mi fa riflettere, è il surplus, l'addizionale. Quella carica addizionale di odio, di rancido livore che viene gettato su una ragazzina di 16 anni a cui si imputano contraddizioni, si dice che è manipolata, che dietro a lei chissà quali interessi ci sono. Guardate, io l'ho conosciuta in Senato quando è venuta con i genitori. Devo dire che ha un aspetto da bambina di 11 anni, fragile, vulnerabile, ma ha una forza nello sguardo, nelle sue parole, vi garantisco, straordinaria. Ho parlato col padre, non mi sembra affatto che loro lo manipolino, anzi, e non credo proprio che dietro ci sia tutto questo apparato. Ma se anche ci fosse, anche ammesso, lei però è riuscita a svegliare le coscienze del mondo in 1 anno e 2 mesi, a ispirare 7 milioni di ragazzi e ragazze che sono scesi in strada durante quest'anno, prima il 15 giugno, 15 marzo, poi a giugno, poi anche adesso, 27 settembre, quindi ha ottenuto risultati meravigliosi. E agli amici, a volte succede pure che intellettuali di sinistra, persone cosiddette progressiste, anche amici ambientalisti mi dicono: ah, ma noi che abbiamo lavorato tanto, abbiamo fatto tante cose, non ci siamo riusciti. Beh, che male c'è? Ringraziamo il cielo che questa ragazzina e i giovani d'oggi siano riusciti a mettere al centro dell'agenda geopolitica, dell'interesse dell'opinione pubblica questi temi. Devo dire che ci ha dato una mano Madre Terra, no? Perché Madre Terra sta facendo sentire che il cambiamento climatico è in atto. Però c'è una riflessione con cui voglio chiudere. Io credo che questo odio in più che viene riversato su Greta abbia uno sfondo, per così dire, psicanalitico. È come se Greta fosse, sapete il contatore Geiger che tira fuori la radioattività nascosta? Lei estrae, tira fuori dalle persone quello che hanno veramente dentro a livello profondo. Quindi le persone, le chiamo le anime nere, i cuori neri, tirano fuori tutto questo odio, questo livore indebito, esagerato. E le persone più benevole, più gentili e che vogliono il bene dei ragazzi del pianeta, ecco, loro invece trovano che nonostante i possibili difetti, tutti siamo esseri umani fallibili, Greta e i ragazzi veramente vadano sostenuti, protetti e ringraziamo il cielo che ci sono.